Amici del benessere, buongiorno, sono Alberto Zippo, il vostro cultore del benessere preferito. Oggi affronterò un argomento cercando di essere il più rapido possibile, ma soprattutto cercando di non farmi chiudere il video, perché è un argomento che sui social bisogna stare attenti a raccontare, bisogna utilizzare le parole giuste. Quindi immagino poi che in futuro potrebbe scatenare un po' di caos nei commenti. Ognuno abbia la propria visione di quello che andrò a dire. Rispondo a una domanda che mi è stata fatta. La domanda è: come gestisco un'influenza? Allora, personalmente, da molti anni ormai, io gestisco l'influenza senza assumere farmaci, ove possibile, quindi nei limiti dell'umano, ok? Allora, cerchiamo di capire come intendo io una malattia. La malattia la intendo come la raffigurazione del corpo umano, diciamo, è il messaggio che ci lascia il corpo umano inerente a delle problematiche che si stanno creando. Ovvero, non è che se ho l'influenza è perché una persona me l'ha attaccata per forza e allora io me la devo prendere per forza. Io ho di fianco 30 persone che hanno tutte l'influenza e allora la devo prendere anch'io. Il terreno, quindi il corpo umano, deve avere un sistema immunitario alto. Più è alto, meno problematica c'è, meno rischio c'è di ammalarsi. Se una persona si ammala è perché comunque c'è una problematica al suo interno, quindi che possa dipendere dall'alimentazione, quindi un'alimentazione sbagliata, che possa dipendere soprattutto da un enorme periodo di stress, che possa dipendere da inquinamento, da mancanza di attività fisica, tanti tanti fattori. Questi potrebbero essere i primi, ma sono tanti altri. Il corpo poi lascia fuori, ci mostra che dobbiamo cambiare qualcosa. Quindi facciamo finta fosse l'alimentazione. L'alimentazione ci provoca un malessere, che possa essere l'influenza, possa essere mal di schiena, possa essere mal di testa, possa essere psoriasi, di tutto e di più. Noi dovremmo capire come risolverla. Quindi, perché dovremmo risolverla con un farmaco? Cioè, se io la risolvo con un farmaco, è come se vado a correre, mi scaviglio e voglio continuare a finire la maratona prendendo un antidolorifico. Certo che finirò la maratona prendendo un antidolorifico, però non ho capito perché mi sono fatto male. Cioè, mi sono fatto male perché mi sono scavigliato, quindi dovrei riposare. Ho male a un ginocchio, ho mal di testa, ho male alla spalla, devo prendermi del tempo, devo riposare. Se prendo un farmaco per tamponare, posso tamponare, certo, ma poi tornerò indietro, due passi indietro, un po' come il Monopoli, e si crea un circolo vizioso. Farmaco, malessere, si crea sempre un circolo vizioso. Quindi, fosse una semplice influenza, se mi si è creata un'influenza, uno può prendere determinati tipi di farmaci per abbassare la febbre, per prendere degli antinfiammatori, può prendere di tutto. Perché mi è venuta quell'influenza lì? Bisognerebbe analizzare il perché ci viene un problema, perché ci si crea una problematica, un malessere, e di sicuro non è che si crea a caso, perché il corpo, nel bene o nel male, la natura ci ha fatto così, il corpo umano è perfetto. Cioè, se si è creata una problematica, ci sarà un motivo, ci sarà sicuramente un motivo. Quindi io cosa faccio? Cerco di digiunare il più possibile, al massimo di reintegrare qualche minerale, ma niente di più. Cerco di stare tranquillo e sereno. So che ci vuole del tempo, che quindi se una persona lavora, magari un libero professionista, non vorrebbe stare chiuso, non vorrebbe chiudere il suo locale, quindi piuttosto si prende una bustina di un farmaco e domani, all'indomani, torna a lavorare. Certo, però si creerà quel circolo vizioso che dicevo prima. Quindi io personalmente cosa faccio? Digiuno, riposo, non assumo nulla, cerco di lasciare
fare il suo corso e niente, tutto lì. So che può sembrare strano a molti, folle ai più, però molte persone lo fanno da tanto tempo e sono ancora in vita, quindi vuol dire che si può fare, non è che non è una bazzecola, sono cose che si possono fare, tutto qua. Quindi mi auguro di aver utilizzato le parole giuste, di aver spiegato al meglio quello che volevo intendere. Spero di essere stato, di aver dato una risposta esaustiva a chi mi aveva fatto questa domanda. Magari qualcun altro potrebbe aver tratto qualche spunto. E niente, se non ti sei ancora iscritto al canale, iscriviti cliccando anche la campanella qui sotto, così da ricevere la notifica alla pubblicazione del prossimo video. Mi auguro che queste tematiche ti possano appassionare sempre di più. E appunto ti ringrazio per aver visto il mio contenuto e ci vediamo al prossimo video.